88 e bentrovati in questa nuova puntata di Unturned. Io sono in compagnia con Max e Tex. Dai. E tra l'altro è bellissima questa scena perché c'è uno zombie proprio dietro alla tua spalla. Yeah. Laggiù in lontananza con il sole che secondo sta sorgendo. Secondo me non ci darà fastidio, sta contemplando il paesaggio, guardalo tranquillo. Sì, io. È tenerissimo. Potremmo andare adottarlo. A baciarlo. Ho trovato anche un magic tu clock, uno zombie così. In questa puntata facciamo più che altro un po' di saccheggio, possiamo dire così. Sì. Saccheggio, dialogo rispetto al nuovo, alla possibilità di avere un altro gioco, come posso dire, dato che una nuova serie, insomma, nuova ecco, serie diciamo insieme, dato che di un Turned, come posso dire, potrebbe anche finire, dipende da tutto, dai programmatori che stanno mettendo la nuova mappa, ma l'hanno messa sui server, quindi per ora per noi è un po' irraggiungibile, no? Sì, esatto, non possiamo ancora fare delle puntate nel nostro mondo con Unturned 3.0, quindi adesso vediamo se prossimamente uscirà e quindi possiamo fare continuare questa serie o comunque continuare la serie di Unturned forse su un altro mondo, perché se ci sarà un'altra mappa o altre mappe parla finché saremo in un altro mondo. La mappa. Eh? O stopparla semplicemente. Potremmo farci addirittura una mappa personalizzata. Sì, effettivamente. Però appunto se noi non abbiamo un se non esce rapidamente, qua iniziano a scarseggiare gli argomenti in pratica su cui fare il gameplay, anche perché alla fine ormai le cose principali le abbiamo fatte, non abbiamo più tanti problemi di sopravvivenza perché il cibo è cibo, acqua, e acqua ce l'abbiamo, abbiamo una base protetta, abbiamo delle armi, abbiamo delle varie ceste comunque con degli altri oggetti, abbiamo un punto di spawn, quindi alla fin fine siamo abbastanza tranquilli, cioè non è che sia più una cosa così no, infatti avventurosa, insomma. Infatti non il brivido dell'avventura è già passato, da tutto pronto, tutto fatto, e gli archivement. Sì, esatto, abbiamo fatto anche gli achievement adesso, quindi beh, a parte delle armi un pochettino più avanzate che però non credo sono che rare. Vi interessi particolarmente il vederci fare le stesse identiche cose solo con delle armi più potenti. Alla fin fine spacchiamo le facce anche con quelle normali, quindi non è che tra l'altro armi potenti sono i che senza silenziatori diventano un ricettacolo per i mostri. Sì. Sì, sì. E comunque, detto questo, pensavamo comunque, visto che ci siamo trovati bene a fare questa serie, almeno io mi sono trovato bene, ma credo anche Marco. Sì, infatti. Sono trovato bene. Ci siamo divertiti noi per primi e io personalmente faccio video perché mi diverto in prima persona. Poi, appunto, se vi divertite anche voi, meglio ancora. Però diciamo condividere il nostro spasso, come posso dire. Esatto, è proprio quello l'obiettivo, no? Di divertirci anche un po' tutti insieme. Anche loro si stanno divertendo. Si divertono da morire proprio. Due volte da morire, perché sono morti e rimorti. Sì, continuano a morire tutte le volte. Quella forse era carina quella pistola là dietro. Quella dovrebbe essere una magnum. Sì. Beh, ma non ne ho voglia. A me da non piace, confondere no. Col gelato. No, effettivamente, perché se provate a mangiarvi una di quelle potreste non poterlo ripetere. Del tipo chi prova sole non lo lascia mai. Una roba del genere. Si stava dicendo appunto che si pensa a una nuova serie. Quali sono le nostre idee, candidati, insomma, all'Oscar? Candidati all'Oscar. Innanzitutto abbiamo bisogno di un gioco che si può fare in co-op, che non sia Minecraft, perché Minecraft l'ha fatto il mondo intero, quindi no, non è quello, è perché comunque
continua a costare sui 20 euro anche adesso. Adesso diventerà anche della Microsoft, Ah pare. già, infatti ho sentito che vogliono fare forse una versione 2.0 No, di adesso ce l'è Minecraft. 1.8.1. No, ma dico sì che vogliono farne un'altra versione della Microsoft in cui devi ricomprarla in pratica. Ma io non lo ricompro, l'ho preso una volta. Sì, appunto, ma comunque non capisco la questione del fatto che è a pagamento. Cioè, nel senso, io l'ho già pagato, tu l'hai già pagato, quindi possiamo benissimo giocarci, no? Appunto, quindi più che altro il problema secondo me è che non farebbe tanti, tanto, cioè, non sarebbe tanto interessante perché quelle cose le ha già fatte il mondo intero. Ma c'è gente che continua a giocarci. Sì, ma anch'io Oh. continuo a giocarci, però effettivamente non darebbe molto di nuovo, insomma, secondo me, questo è il mio parere, poi Oddio, Minecraft ha un po' di versatilità sul fatto che ha la possibilità di mettere dei mod, quindi puoi aggiungerci sempre roba. Sì, puoi aggiungere un sacco di roba interessante. Infatti è anche secondo me che quello le ha dato una vitalità assurda, perché fare Minecraft Vanilla dopo un po' si rompe chiunque. Una cosa che è un po', secondo me, il pregio e il difetto di Minecraft è il fatto di non avere un inizio e non avere una fine, nel senso che tu parti, alla fine quello che si può definire una fine, tra virgolette, è l'uccisione dell'Ender Dragon e basta. Sì. L'inizio hai questo, non è niente, praticamente spawni e basta, come in un turned Sì, Untarned, esatto, va. spawn e basta. Niente di che. Comunque, appunto, il fatto di poter mettere le mod, il fatto che ci siano state così tante mod e fatte anche così tanto bene, ha dato una vitalità assurda al progetto. Infatti, molti degli aggiornamenti sono anche partiti da aggiunte, diciamo, che sono state fatte dalle mod. Penso, per So che ad esempio, agli hopper. esempio gli Gli hopper erano Enderman una cosa che erano c'erano una in. mod prima. Gli Enderman erano una mod. Stati introdotti da una mod, ad esempio. Sì, ma per esempio Non anche gli hopper. Gli hopper all'inizio sono apparsi nella Industrial Craft. sbaglio. Ho usato il fucile. E ne sono arrivati 1000. Due. Vabbè, ne abbiamo anche ammazzati un 300 miliardi. Comunque, si stava dicendo, oltre a Minecraft, un co-op oltre a Minecraft, un qualcosa che possa essere interessante, che possa piacerci, che. E che tra l'altro non sia stato visto già milionesimi di volte, cioè miliardi di volte. Ce ne E sono di giochi, quindi. però bisogna Tra l'altro anche il decidere. costo. Già, perché io ho visto anche Castle Crusher che è cartunesco ed è molto particolare. Ah, è quello che devi andare in pratica a distruggere i castelli degli altri. No, praticamente è una storia e tu devi uccidere i mostri per salvare la principessa. Bello, Ah, perché è respawnata una benda qua? Boh. è che ci sono praticamente boss parodia. Anche i mostri sono un po' una parodia. Ho capito. Non ho presente, ma è un free to play questo? No, costa 4 euro. Beh, però si potrebbe vedere, non lo so, ci informiamo. Puoi Tra dare l'altro chiediamo un'occhiata anche la su vostra TGOA. opinione, ragazzi, perché voi magari, cioè voi messi insieme avete di sicuro più esperienza di noi nel settore. E boh, altre cose a cui avevamo pensato, io avevo pensato anche a Wakfu, non so se conoscete, che però più che altro, cioè, più che altro è un multiplayer, diciamo, però si possono creare anche dei gruppi. L'unica cosa che non so, è una cosa tipo Dofus, se qualcuno di voi conosce Dofus. È anche carino, però non so quanto possa starci su una serie YouTube, insomma, e su quanto possa starci bene fare una co-op su un gioco come quello. Andiamo in un'altra città, Marco? Abbiamo depredato questa. Andiamo. E quindi quanto ci si possa fare una serie in co-op sopra, perché alcune missioni sono magari un po' noiose anche.
non lo so quanto possa essere accattivante, insomma. Mentre qua c'è un pochettino più di movimento, no? Gli zombie che ti mangiano le caviglie muori e l'altro deve andare a cercarti dall'altra parte dell'isola rubando una macchina mezzo distrutta. Mentre tu, Marco, mi stavi dicendo prima di un'altra opzione. Guardo, Prima che mi beh, stavi scrivendo, eh? allora c'è un'altra opzione che ho visto che si chiama Spiral Knight. Io in Spiral inglese. Knight. Che anche quello è un gioco online, un DDR, MMORPG. MMORPG, sì. Esatto. Massive Multiplayer Che Online Role carino, Playing però Game. non l'ho ancora provato, però ha il vantaggio di essere molto leggero. Serve un computer potente per farlo andare. Vantaggio, anche perché un conto è giocare da soli e un altro è registrare anche per me, perché non ho un computer di chissà quale potenza. Eh no, neanche io ho un computer chissà quale potenza. Possiamo Vantaggio. provarlo? Possiamo provarlo. Che sei in inglese. È in inglese. Vabbè, io più o meno con l'inglese me la cavo, quindi non dovrebbe essere un problema troppo grave. Dove stiamo andando? Andiamo all'aeroporto. Ok, va bene. Ah, posso sempre convertirti a Hearthstone. Sì, Hearthstone, però comunque stai già facendo una serie su Hearthstone. Secondo me non avrebbe granché senso farne un'altra con un'altra persona alla fin fine. Ecco, abbiamo pensato anche a Terraria, ma anche là Terraria cioè, c'è un fracco di gente che lo fa e non è tanto più nuovo. Io non lo conosco neanche tanto, quindi potrebbe essere anche interessante per quel punto, da quel punto di vista. Non so, poi appunto scriveteci anche nei commenti, magari noi diciamo no a una cosa che a voi piacerebbe tantissimo. E quindi boh, cioè nel senso commentate. Tu hai ancora la fiamma ossidrica, Marco? La sto cercando, eccola. Io intanto guardo quanto stiamo registrando, vabbè, 12 minuti. Lo scorso episodio è durato davvero un fracchissimo 31 minuti. Forse è la mia influenza, Marco, perché ultimamente sto facendo solo video lunghissimi, non so se hai visto. Anch'io li faccio piuttosto lunghi a volte, soprattutto con Word. Cos'è che volevo dire? Non mi ricordo più, ho perso il filo del discorso. Dicevo, forse è colpa mia allora se stiamo facendo tutti questi episodi lunghi. E tra l'altro, quindi, se oggi riuscissimo a fare un episodio non troppo lunghissimissimo, saremmo tutti contenti, insomma. No, beh, forse voi no, perché avete meno divertimento. Avete meno minuti di divertimento, però cioè, alla fin fine, tipo 10 minuti in meno per noi, no, per voi non sono tanto, ma per noi sono tipo 2-3 ore di caricamento in più. Almeno per me. Avendo la connessione del Kaiser. E mi hai Sì. provato a posizionare una trappola davanti al mostro? Una figata quando crepa. Sì, è fortissimo. Non l'abbiamo mai fatto vedere in effetti. Tu l'hai fatto vedere? Ma ne ho un'altra qua. Attento che. Ma io Tieni sono dove. sulla torre. Ah, arrivo anch'io. Vabbè, tanto tutto pulito qua. Ti Allora vieni che conviene così. girare di là se trovi qualcosa di interessante di là. Tra Mentre l'altro. continuiamo a parlare di questa questione. Questa questione. Questa questione del gioco. Sì. Si stava dicendo di? Terraria è stato fatto e rifatto tante volte che noi non Eh sì, andremo. esatto. Ah, Non andremo ad anche aggiungere se è niente. un Poi magari, gioco. ragazzi, voi iscritti, magari Terraria non l'avete mai visto e smaniate dal fatto che noi vi proponiamo Terraria. Ne stiamo parlando in questo video anche per quello, perché così potete darci anche il vostro parere. Perché Per così scegliamo un po' migliorare la tutti insieme, qualità. insomma, esatto. Sì, perché così potete apprezzare di più quello che vi proponiamo. Adesso
Ho questa caspita di trappola. Ah, piazzala così. Chiedi spunto. Vale per al massimo uno o due mostri. Fontana di sangue. Tanto se ci passo sopra mi faccio male. Sì, ma Vediamo un po'. non mi credo che mi tolga vita. Aspetta. Sai qual è la cosa peggiore che ho visto io? Oltre al filo spinato, c'è Sì? una trappola per animali. No, tu dici la trappola elettrica? Sì, la trappola si chiama Animal Tape, una roba del Animal genere. tape. La trappola per animali. Che Non un sapevo po'. di... Esiste una cosa chiamata trappola per animali. La calpesti, toglie un fracco di vita e continua a. Ah, sì, ho capito. Perché Madonna. ti rimane il sanguinamento, insomma. Abbiamo Quella fa un male. trovato un altro generatore, hai visto? E qua c'è Ottimo. un'altra tenuta militare. Quale? Lo Quella? prendiamo il generatore, ci interessa? Ah, Preso. l'hai preso. Là c'è una tenuta militare, qua c'è un'altra mappa, ma non credo che ce ne facciamo chissà che cosa. La prendo io. Ce l'ho più. Ah già, è vero, tu non ce l'hai più. Che stupido, continuo a dimenticarmene di questo. Ecco, io vorrei tanto guidare quest'aereo qua. Di più, tornando sull'argomento, potete anche consigliare dei giochi che non abbiamo messo nell'elenco. Perché per ora che cosa abbiamo messo? Abbiamo messo Wakfu, abbiamo parlato di Minecraft e di Terraria, abbiamo messo Spiral Knight, quell'altro che hai detto tu, Castle Castle Crusher. Crusher. Che però secondo me no, è quello che dicevo io, quello che devi sconfiggere tipo i castelli degli altri, che c'è il tizio con cui... Ma quello non lo conosco. Ma perché forse ci avevo giocato quello? Boh, comunque, e questo è quello che abbiamo analizzato, insomma. Però liberissimi di aggiungere degli altri elementi, appunto, che non costino troppo. Anche perché, per esempio, io ho provato anche Divinity Original Sin, e quello è un gioco di ruolo, che sta benissimo in coop, tra l'altro in due, perché i personaggi principali sono due e possono essere giocati da due persone diverse. E quindi ci starebbe un fracco, ma l'ho trovato tipo che costa più o meno 32 euro, 37 euro, Su e G2A? Aspetta su G2A, sì. quanto costa. Di solito lì ci sono 7-8 euro il gioco. Beh, dipende da che tipo di gioco. Cioè, alla fin fine, se un gioco ti costa 60 euro su Steam, non è che lo trovi a 7 euro su G2A. Beh, non è detto, sai. Sono le Beh, sì, super, magari ci cioè, sono sulle quelle offerte offerte. lampo assurde, però solitamente variano di una decina di euro, 20 euro. Che comunque sono già un fracco, perché se ti risparmi 10 euro, 20 euro, vale buttare. Però, Io ho bisogno appunto... anche di acqua. Sì. Andiamo un attimo qua vicino al mare. Ma tu ce l'hai le borraccia? Marco? Marco? L'abbiamo Secondo è che perso. erano al telefono. Sono tornato. Ah, ok, scusa. Non ho più sentito niente, ho detto boh. Dicevo, ce l'hai la borraccia tu? Ah, ok, allora veniamo un attimo qua al Comunque non mare e hai beviamo. detto, ad esempio, io Payday 2 l'ho pagato 14 euro. Quale? Payday 2. Payday 2. Ma Perché dopo c'è. quanto che era uscito, scusa? Dopo poco che era uscito perché c'era lo sconto. Al 75% di sconto. C'erano tutti le patch di Payday 2 in sconto. Un attimo che c'è il telefono di nuovo. Sì, forse è stato un po' stupido farmi tutte queste bende di alto livello, perché alla fin fine magari me ne servivano di meno. Ah, però quello toglie anche dell'infezione, effettivamente. Che non è male. Al giorno d'oggi, con la crisi che c'è. Scusami, hai detto qualcosa? Mi sono perso qualcosa. Ma stavo dicendo delle cavolate sulle bende. Niente di che. Yeah. Poi insomma, dipende dall'offerta che trovi. Se
Sì. Puoi trovare anche il 75% di sconto. Sì. Adesso li trovi un sacco su Skyrim, per esempio, 75% di sconto, anche perché adesso ormai è un po' vecchio. Comunque, non per dire, ma siamo arrivati a 20 minuti. Direi di chiudere qua l'episodio, abbiamo già spiegato il nostro progetto. Esatto, vi invitiamo assolutamente a scrivere commenti, quindi li aspettiamo assolutamente qua sotto. Sotto il video è molto facile, basta cliccare e poi premere delle cose che sono chiamate tasti su una cosa che si chiama tastiera, sono tipo simili a delle lettere. No, davvero. E poi li combinate, no? Fate delle sillabe, poi le sillabe fanno delle parole, le parole fanno delle frasi. Ecco, in pratica funziona così. Davvero? E funziona? Funziona! E poi premete invio. No, forse non basta invio, forse devi premere il pulsante cliccando col mouse. Però vabbè. Ma Mouse, ti ne parleremo dimentichi nel una prossimo cosa episodio del mouse, è una fondamentale. cosa già avanzata. Eh? Dimentichi sempre che il PC deve essere acceso. Sì, ma se stanno guardando il video vuol dire che è acceso. E magari lo stanno guardando con il telefono. Ah, è vero. Beh, in quel caso è un argomento più avanzato, ne parleremo poi nella seconda serie, magari. Potrebbero anche. Devono anche accendere un programma di scrittura se non scrivono a vuoto. Eh sì. Vabbè. Penso A che beh, aprono parte mille le cavolate, portali. chiudiamo l'episodio, sennò facciamo di nuovo 30 minuti. E forse non ci Ok. conviene. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali e mettere mi piace oltre a commentare. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao!